Ciao ragazzuoli e bentornati in un nuovo video del canale più magico di YouTube Italia. Me la tiro un po'. All'interno di questo video vedrete delle cose incredibili. Per esempio che mi sono trovato un serpente in giardino, ho predetto e indovinato i risultati della finale di Coppa Italia e Sbarra ha dovuto pagarmi da bere, abbiamo fatto magia a nastro e ho presentato il mio nuovo libro a Udine. Quindi mettetevi comodi e buona visione. Raga, ho un serpente in giardino, che schifo. Eccolo lì, guardatelo. Guardalo. È uscito. Lo vedete lì? Oh, è stato tornando indietro. Oh, ma non so cosa fare, non so neanche che serpente è. Guardalo, guardalo, che schifo. Boh. Ma è grigio. Non è nero, eh. Deve essere entrato in queste fessure qua. Ok, in teoria sono salvo. Spero che non ce ne siano altri. No, questo è il tubo dell'acqua, eh. Quale miglior modo per iniziare un vlog se non un serpente nel giardino? Detto questo, andiamo che stanno arrivando a Idesbard e faremo qualche giorno di magia assieme, come ai vecchi tempi. Com'è la situa alluvione? Merda, però. Sono andato due settimane fa. No, settimana scorsa. Cioè, sai che un sacco di gente va a aiutare. Sì. Nel video, ok. Siamo andati a aiutare lì, è bruttissima veramente. Ok, ma tu vicino a te anche? Come? No, vicino a me no, a Rimini no, a Forlì tipo le strade sono inagibili, veramente fango ovunque. Pazzesco. Nei prati così di fango. Cosa vuoi dire, Sbarra? Stasera finale di Coppa Italia, forza Inter. Io vorrei morire piuttosto che guardarla, ma per Sbarra questo è altro. Guarda quella faccia in 3D. Di Louis Vuitton, tra l'altro. Louis Vuitton è Batman. Unica pecca del posto è la lentezza nel servizio. Siamo neanche seduti. Neanche seduti, è arrivata subito. Assurdo. Di fulmini. Hai un fazzoletto, bro? Almeno. Piccolina come quando mi sono messo 10 kg di pollo. News dell'ultimo minuto: Sbarra è preoccupato perché ci sono 30 gradi e lui sta sudando. Mio, è un caldo che è l'unico umano. Da me non c'è ancora, quindi sto subendo l'escursione. Come si dice? Termica. L'escursione termica. Noi tutti, ovviamente, sudati, facciamo schifo. Lui, però, si preoccupa. Eccoci a casa, aspetta che vado a vedere se c'è di nuovo il serpente. Sì. Oh! C'è ancora. Si è trasformato in una lucertola. Brother, tieni questo un attimo, controlla che sia normale, che sia tutto ok. Sì, qui abbiamo una moneta, aprilo pure. Posso? Sì, aprilo, controlla che nel tappo non ci sia niente. Sì. Ok, chiudilo e mettilo, prendilo proprio, stringilo da sopra, ok? Così che non può entrare niente. Così? Tipo. Sì, va chiudo bene, come vuoi. Sì, sì. Okay. Guarda, al mio 3. 1, 2, 3, la moneta da qui, passa dentro, e voilà. Questo è molto figo. Apri pure e controlla che ovviamente non c'è niente nel tappo, e questa com'è possibile? È una moneta normale. Ti sei perso il miracolo. Ok, abbiamo registrato, yes. E abbiamo fatto un po' di video, adesso andiamo a vedere la partita. Vai. Io cucinerò e andiamo a vedere la partita che attacca tra poco. Vai. Questo è per l'Inter di stasera. Sto preparando un po' di insalata e pasta con pomodori, gamberi e limone e un pizzico di menta. Ma raga, ho una news. Devi censurarla. E voilà. E sta anche per partire la partita. Allora Sbarra, sei carico per questa partita? Carico, bro. Sì? Quanto finisce? Tu che sei un mago. Ah, 2-1 per l'Inter. Ok, va bene, si può stare. Solo com'è se succede? No. Assaggiamo, dice Sbarra. Sentiamo. Approvata, bro. Sì? Immangiabile. Ha appena segnato la Fiorentina e Sbarra piange. Cioè, dopo due minuti. Due minuti e mezzo. Però io ho detto 2-1, raga. È vero, sei ancora dentro. Speriamo in Jack. Ha segnato 1-1. Sei da felice? Buono. Sei felice? Sì. Se indovino, Sbarra, devi pagarmi ti tutto. Ti offro un drink. Ok. Ok. Però c'è 2-1. La predizione si sta per avverare. Mancano due minuti, raga. Sei sul 2-1. Se indovino che è 2-1, potevo giocare a una schedina infinita. Dopo, e faccio un titolo della Madonna in sto video. Mago indovina il risultato di Coppa Italia. Cioè, non me ne frega niente. Finita? 2-1. 2-1, raga.
Video della Madonna, video fatto. Come hai fatto a prendersi? Comunque per aver vinto la tua squadra del cuore non è che sei tanto contento. Cioè ci hai fatto fare l'agonia di 3 ore di sta partita. Sì, vittoria facile, dai. Il 2-1, cioè l'1-2, perché era Fiorentina-Inter e... mi dice che ha 9,60, quindi con 10 euro ne vincevi 96. Bene, no? Con 100 euro, 960 euro. Adesso mi dici, così a proprio secco, quanto finisce la finale di Champions League, giocano Manchester City e Inter. Se becca questa... Ah, ok, vince il Manchester 3-1. Ok, raga... scrivetelo. Speriamo, questo video deve uscire prima del 10 giugno, e in caso, se ci prendi, però, non lo so. È impossibile. Vabbè, adesso andiamo a farci un giro e vi faremo vedere qualche magia. E siamo sempre qui. E siamo sempre qui. E siamo sempre qui. Guarda che bello, si sta bene qua, raga. Sì, dai. Che passa in cima. Si lascia in mezzo. Che passa... ah no, perché non ho ancora fatto il gesto. Quando faccio il gesto, passa in cima. Si prende il 7 di picche, si lascia in mezzo. Quando faccio il gesto, salta in cima. E tutte le volte che la lascio in mezzo, anche di dorso, guarda, così per creare un po' di contrasto, basta fare il gesto, lei salta in cima. Se lo lascio di faccia in mezzo, basta fare il gesto e arriva. E tu spingi con questa Vietor. Ok. Sbard, ma è vero che la Vietor non suona affatto male? No, bro, te le ho rispolverate oggi? Sì. Guarda qua. Aspetta. Se ti ricordi come si fa. Vediamo se mi ricordo. Se le so ancora usare. È buono. Dimmi stop. Stop. Piace questa? Sì. Ok, apri pure la mano, mettila qua. Ok, guarda. Tengo le carte così in bilico. Do un piccolo gesto. Una carta arriva e dovrebbe essere tutto. Esattamente. Parca. Alla squadra di Sbard. Di cui è il presidente. Non è vero. Brocco, cosa vedi tra le mie mani? Vedo un jack di quadri e un cubo. Un cubo mischiato e un jack di quadri? Sì. Non ci vedi bene. Perché? Guarda. Ah, mi sa che ho sbagliato allora. Bellissimo. Sta andando di moda ultimamente un video di un bambino che praticamente ha fermato un passante, gli ha fatto questo gioco qua e tutti me lo stanno mandando. Vi faccio vedere come si fa. Prendi una carta Sbard, falla vedere. Ok, mettila pure qua. Spero che si sia vista, la faccio vedere ancora un'altra volta. Ora Sbard, chiedo di mettere le dita tipo così, ok? E di stringere il mazzo. E io proverò a trovare la tua carta in questo modo. Che carta era? Jack di fiori. Tira. Olè. Ok? In realtà il segreto è molto semplice. Ovvero? La carta va controllata sul fondo, in qualunque modo. Si chiede allo spettatore di tenere così. E automaticamente quando facciamo questo gesto, l'ultima carta rimarrà impigliata e sarà la carta scelta. E voilà. Questo è il segreto. Però il ragazzino l'ha fatto molto bene. Sembra un piacere Hotel Italia. Andiamo a farci una passeggiata e poi andiamo a dormire. Dai, ci sto. Sbard vuole un kebab. Vuoi un kebab? Non lo so, sono in dubbio. Quello lì è strabuono. Cosa ci vuoi dentro? Sbard ci ha convinto a mangiare il kebab di pollo a luna di notte. Siamo il kebab del maestro. Assaggia, secondo me è una bomba. Picchia. Vero che è buonissimo. Sempre buono. 8 hours later. Raga, appena svegliato. Il kebab di ieri era tosto, eh? Giorno Sbard. Buono. Mi chiedevo se un barista, quando fuori piove, cioè se si mette il cappuccino. Me lo chiedevo anch'io, mi sono balzato con... Siamo finiti a guardare un documentario sui serpenti. Sui serpenti più grandi al mondo. Ok, sto preparando delle cose un po' strane per l'evento di oggi pomeriggio a Udine, dove presenterò il mio libro che è in classifica, 8° nella varia e 16° in saggistica, che è tantissimo, infatti siamo anche sul giornale. E oggi proverò una cosa un po' speciale a Udine, vediamo se mi riuscirà, speriamo bene. Ok, siamo arrivati. Questo qualcuno mi aiuta a portarlo in due. No, cazzo, no, grazie. No, prego. Dai, per favore. Grazie, Aida. Ah, c'è gente? Ciao. Piacere, Giacomo. Ciao, Michele. Ciao. Sono rappresentante della Longa Vita. Ciao.
Vi è piaciuto? Sì, piaciuto? Ok. Raga, presentazione del libro finita, andata bene. Secondo te, Aida, è andata bene, no? Sì, no? Serio, da Dio. Serio di gente. Da Dio. Bellissimo, molto bello. Giocare in casa in Friuli è stato veramente stra, iper emozionante. C'era anche la mia prof. C'era anche gente, sì, prof. E anche gente che era in classe mia. Quindi è stato veramente emozionante. Grazie che è venuto. Ora, per festeggiare, andiamo a cena a un sushi veramente buono. E Jack si deve mangiare una palla di wasabi perché ha perso una sfida. È vero, è vero. Questo, raga, dicono miglior sushi a Udine. Proviamo. Beh, sembra very good. Disclaimer, sì. È iper concentrato. Ok, l'ho già testato un pezzettino. Stai lacrimando. E mi ha distrutto. Quindi io solo per voi mangerò questo. Che comunque è un ottimo quantitativo. Che credetemi, raga, c'è il rischio che stia male. Vado. Vai, tanto tutto filmato, bro. Lo scopriamo al volo. Com'è? Chiama l'ambulanza, sbardo. Sei emozionato? Pistolero, bandolero? Per voi questo, grazie. Gamba. Bravo bro, sfida superata. Ah, salute. Scommessa rispettata, bravo. In questo bagno c'è il quadro del Fushi Minari. Sono stato a Kyoto, bellissimo. Sushi buono, raga. Andiamo, torniamo a casa. Classica tisanina con il miele post evento. Però la mia tazza. A te. Mi mancava. Alla vostra. Buonanotte. Notte. Notte.